Sono arrivata a questo punto. Perché non ho avuto scelta. Ho un piano per recuperare la tua roba. Diventare giornalista era il mio sogno. Non prendiamoci in giro. Qui ci manca un po' di diversità. Li teniamo ricci? No. Dopo anni di lotte, la mia vita sarebbe cambiata. Selim Zahiri è qui? Che fa Selim nella vita? Quello che può. Si occupa di noleggio auto. Lavora nell'import-export. Lavora nell'import-export di auto a noleggio. Voglio trovare Selim. Ha investito un poliziotto di 37 anni. Non volevo metterti in mezzo. Mi prendi in giro? Presento il TG, mi beccherebbero subito. Spostiamo la macchina. Se la trovano qui, sono fregata. Me ne infischio di suo fratello. Cerco il suo capo. Abbiamo bruciato l'auto di Selim. Con dentro la sua droga, gli dobbiamo 1,5 milioni. Ora dovrò occuparmi della tua famiglia, di te. Troveremo una soluzione. Sarai tu a pagarmi. Quanto gli dobbiamo? Ma niente di che. Tu sempre 1,5 milioni. Oh, Giuseppe, mio Dio. Dobbiamo risolverla noi. In che senso risolverla? Sì, in che senso noi? Volevi nasconderlo per molto. Sono problemi suoi, non miei. Hai il dovere di essere trasparente. L'uomo sembra essere in fuga. Tu hai messo Selim e tutta la famiglia nei guai. Sta a te tirarci fuori. Non entriamo col passamontagna e i pistoli alla mano. Useremo l'astuzia. Stiamo cadendo nel baratro. Chi conosce il piano? La famiglia è questo. La mamma e Lina sono quasi morte. C'è un limite a tutto. Voi non capite. Quest'uomo anche dalla prigione ci tormenterà. Sono preoccupato per te. Mio fratello poteva scegliere. Io me ne sbatto di quello che pensi. Ormai sono un uomo morto. Sai che cosa devi fare? Ci se tu va piace. Se volete che ci prendano, continuate ad avere un'aria colpevole. Che dovremmo fare? Twerkare?